Allora, un'operazione la vostra che ha un significato politico, perché nel 2017 insomma si tornerà al voto. Sì, però innanzitutto c'ha un significato anche oggi, no? Cioè, nel senso che qua vedo che tutti già stanno a pensare a 2 anni e mezzo, ma 2 anni e mezzo devono ancora passare, e noi crediamo che il lavoro che oggi, che domani bisognerà continuare a fare in consiglio sia anche molto più importante delle prospettive future, che pure ci stanno. Questo significa rafforzare l'opposizione, visto che alla fine, insomma, appello per l'Aquila è quella che si è mossa, che ha graffiato di più, dice. Di rafforzarla, sì, che con l'unione dell'Aquila che vogliamo, e quindi con Vincenzo Vittorini, che è l'unica altra opposizione autenticamente civica, quindi diciamo un fronte civico che in questi 2 anni e mezzo vorrà ancora di più, se possibile, rafforzare il ruolo di controllo dell'operato dell'amministrazione, che è proprio dell'opposizione, e di partire anche con una stagione di proposte per la città, che in questi 2 anni e mezzo abbiamo fatto su vari settori, ma che vogliamo rafforzare. Ecco, un varco aperto rimane quello dell'aeroporto, mi sembra di capire, insomma è tangibile allo stato delle cose, insomma, che avete sollevato una serie di interrogativi ai quali non è arrivata la risposta. Mi riferisco anche da ultimo alla relazione, quella tecnica, quella giuridica. Sì, diciamo varco aperto è un'espressione che per l'aeroporto non è proprio felicissima, visto lo stato di chiusura ai voli commerciali. Sì, appunto, sull'aeroporto è una nostra battaglia, nel senso che fin dall'inizio era evidente che i numeri non coincidevano con la realtà. Abbiamo chiesto un parere all'ufficio legale del comune ormai quasi 2 mesi fa, e la settimana scorsa abbiamo saputo che per misunderstanding tra gli uffici comunali questo parere ancora non riesce a uscire. Allora, un po' strana questa cosa. Allora qua diciamo che le questioni sono due: o veramente le strutture del comune sono in uno stato pietoso e comatoso, no? Che però fino a questo punto non oso sperare che non lo siano, oppure è in atto una melina che è inaccettabile, perché ricordo che la richiesta del parere è una richiesta su nostra proposta votata all'unanimità dalla conferenza dei capigruppi, e i voti all'unanimità hanno lo stesso valore sia se la proposta viene fatta da un gruppo di opposizione che sia che viene fatta da un gruppo di maggioranza. Riguardo a questa melina sospetta, cosa le ha risposto l'assessore Iori? No, con l'assessore Iorio non ho avuto il piacere di parlare alla capigruppi, perché non c'era, alla capigruppo perché non c'era, ma ha fatto una telefonata anche cortese, direi, giorni prima, per dire che non poteva venire, e mi ha assicurato che avrebbe fatto del tutto, bla bla bla. E per cui ora aspettiamo, ma non è che aspettiamo con le mani in mano, stiamo sollecitando, e quindi diciamo che noi crediamo che entro una decina di giorni finalmente avremo questo parere dell'ufficio legale. Ma se mi permette, insomma, tutta la vicenda ha del grottesco, no? Perché ormai si è capito che, voglio dire, 100.000 passeggeri l'anno non si faranno mai a fronte dei 7 del 2004.
14, quindi noi crediamo che questa vicenda vada chiusa per evitare ulteriori danni economici all'amministrazione. Insomma, quando è che si... Quando è che si manda avanti un progetto che palesemente è sotto gli occhi di tutti, senza nemmeno vole fa polemiche, no? Però diciamo, quello ormai si è capito che è una cosa che non va, no? Per varie ragioni, per cui appunto si è in tempo ancora. Purtroppo sono già stati sprecati dei soldi. Noi diciamo che ci starà tempo per capire di chi sono le responsabilità, che sono autoevidenti, ma non è quello che ci interessa oggi, cioè non ci interessa fa polemiche, ci interessa che l'amministrazione non butti altro denaro pubblico.